Foto di paesaggi, di architetture e di cose che reinventano lo spazio, che assumono carattere umano. Luigi Ghirri, scomparso il 14 febbraio di 30 anni fa, ha segnato un'intera generazione. Lo ricordiamo insieme a Pasquale Spinelli, fotogiornalista e docente di fotografia del Master in Giornalismo dell'Università di Bologna. Inizialmente era un fotoamatore, tanto per essere chiari, fino ai 30 anni lui è stato un fotoamatore. E come tutti faceva le foto di famiglia, le foto di viaggio, e i colori erano quelli che poi gli dava la stampa, no? Quindi belli forti, saturi. E poi dopo ha cominciato era un personaggio, a parte che sapeva scrivere molto bene anche lui, ha cominciato a fare delle cose diverse e ha cominciato a quasi a sovraesporre le fotografie. Cioè, sovraesporre, sai cosa vuol dire? Cioè, quindi farle diventare, sai, quando una foto che ti viene male o anche quando la scatti, che diventa un po' chiara tutta quanta. Quindi, ecco, oltre alla desaturazione uno poteva dire, ma ha sbagliato l'immagine. No, io dicevo sempre, no, non è che ha sbagliato l'immagine, è la sua ricerca dell'immagine. E infatti, lui, logicamente è un mio punto di vista, tu una foto di Ghirri la riconosci. Cioè, qui ha creato un suo stile, che non è lo stile di tutti. Cioè, lui non ti fotografava solo il palazzo e finiva lì. Cioè, nel senso, tu dici, quello è il soggetto, è quello. Invece lui il soggetto lo voleva completo. Lui ha spiegato che bisognava imparare a guardare. Cioè, il guardare era fondamentale. Quindi, a parte la scoperta del paesaggio, delle periferie, che lui però le fotografava a modo suo, cioè aveva creato un suo stile. Quindi la sua ricerca era questo, innanzitutto era il guardare, fotografare cose a cui nessuno dava importanza. Cioè, quindi fai conto, fotografava i portoni, le finestre, anche le strade che lui percorreva per andare a lavorare, tanto per dirti, o gli atlanti di casa, che lui ci ha fatto anche delle mostre cioè dicendo io viaggio, invece di farti vedere chissà che cosa, lui andava, prendeva il suo atlante e se lo, diciamo, fotografava perché diceva che fotografando queste cose, anche una pagina, gli dava dignità. Cioè, dava dignità alle cose, quindi un portone aveva la sua dignità, una finestra aveva la sua dignità, un libro aveva una sua dignità. E dice, ma è una riproduzione di una pagina. È vero. Però tu probabilmente quel particolare con, non so come, ricordo tutte queste foto dove c'erano delle palme perché era una piantina, un atlante, tu probabilmente l'avresti sfogliata velocemente oppure neanche osservata, invece lui te la fa vedere, ti fa vedere che c'è quella cosa e quindi gli dà una dignità. Quando faceva queste atmosfere tu vedevi la nebbia, vedevi casomai due piloni di un cancello che poi non si capisce dove vada a finire questo cancello perché c'è la nebbia dietro, quindi questa strada che te la puoi immaginare. È una fotografia totalmente diversa da quella che uno si può aspettare, ecco. Lui l'ho visto molto emiliano, cioè molto legato al territorio, anche se è diventato un fotografo internazionale, e aveva fatto delle atmosfere che chi c'è stato sono quelle. Cioè sono quelle atmosfere lì. È uno che ama il territorio e che cerca di farlo conoscere.